Buongiorno a tutti e benvenuti, so che siete numerosi, benvenuti a questo webinar sulle malattie neuromuscolari. È un webinar che è stato organizzato da due ricercatrici dell'agenzia, Elisa Gualdani e Francesca Collini, che ringraziamo già da ora, che tra l'altro interverranno anche come relatrici. Io sono Paolo Francesconi, dirigente del settore sanitario dell'Osservatorio di Epidemiologia dell'Agenzia e ho il compito di introdurre e moderare la prima sessione. Non voglio assolutamente rubare tempo e spazio ai lavori, quindi procederei immediatamente a dire appunto solo due parole sull'obiettivo. L'obiettivo, insomma, è evidente dal programma e l'abbiamo anche scritto nella locandina, è quella di fare un po' il punto sull'epidemiologia di queste malattie, malattie importanti, della gestione complessa, rare ma non rarissime, come vedremo, quindi con un impatto sia sui pazienti sia sulle famiglie, ma anche sul sistema sociosanitario nel complesso decisamente rilevante, e fare il punto non solo sull'epidemiologia, ma anche sullo stato dei servizi per questi assistiti, per questi pazienti, per questi cittadini con queste malattie, con particolare riguardo, ma non esclusivamente, ma con particolare riguardo alle cure per le fasi, diciamo, più avanzate della malattia. Allora, abbiamo il piacere di avere con noi per aprire i lavori l'assessore per le politiche sociali, la dottoressa Spinelli. Abbiamo con noi anche la dottoressa Trambusti, responsabile del settore competente della direzione salute. Io lascerei a loro due il compito di aprire i lavori con un'introduzione appunto ai lavori. Grazie mille per la vostra presenza. Sono io che ringrazio voi, ringrazio ARS, saluto anche tutti quelli, coloro che stanno seguendo il webinar e naturalmente tutti i relatori. Vi ringrazio non solo per l'argomento centrale che state affrontando oggi, ha detto bene Francesco, Paolo Francesconi, malattie rare ma non rarissime e soprattutto fortemente impattanti sulle persone, sulle loro famiglie, sul come si cambia la vita e come cambia complessivamente e come sempre avviene quando ci si ammala, naturalmente inaspettatamente, in maniera dirompente, la propria dimensione personale e familiare. Vi ringrazio appunto non solo per il tema, ma anche per, guardando le diverse interventi al webinar, l'approccio che avete scelto di avere rispetto a questo tema specifico. Un approccio, consentitemi di dire, complessivo, mettendo al centro le persone e andando anche a comprendere, a provare a parlare di un tema complesso come quello della palliazione, come quello del supporto nelle fasi più complesse delle malattie stesse. In qualche modo ritengo che qui dentro ci sia un approccio toscano, consentitemi, e quindi ringrazio ARS per aver voluto anche prenderla da questo punto di vista. Un approccio toscano alla presa in cura delle persone, lo abbiamo detto in questi giorni e alla fine è davvero così, guardo Barbara, lo stavamo dicendo stamani mattina per i musei resilienti rispetto all'Alzheimer, la voglia, non smettere di mettere le persone al centro e provare a prendersi cura da tutti i punti di vista, oltre e nonostante la loro malattia, non dimenticando ciò che la malattia determina nella vita delle persone, ma nello stesso tempo provando a rispondere alla complessità delle persone, perché tutti noi siamo soggetti complessi e con tanti aspetti diversi del nostro essere. E quindi io davvero vi ringrazio di questo, anche per avere la voglia, la capacità di affrontare temi complessi come le cure in fasi terminali, perché io credo che dobbiamo avere anche la capacità di dire che le persone le si supportano dalla nascita fino alla parte finale della propria vita e che nascere e anche andarsene deve essere sempre un momento di grande dignità e di grande rispetto dell'essere persona e di garanzia dei propri diritti. Grazie di aver inserito la necessità di una presa in carico multiprofessionale e multidisciplinare. Noi insistiamo spesso come regione su questo, su questa modalità d'approccio. La riteniamo fondamentale
per tenere davvero al centro le persone, perché questo dire mettere al centro le persone, un po' lo diciamo tutti, non sia solamente un modo di raccontarsi, ma soprattutto un modo di far agire i professionisti, i servizi, le istituzioni, tenendo al centro le persone e i loro diritti e il loro essere parte delle nostre comunità. Quindi sono io che vi ringrazio, naturalmente non vi voglio sottrarre tempo perché è un lavoro quello che fate oggi, questi webinar ci servono anche a superare questo momento complicato in cui non ci possiamo incontrare, ma per non smettere di continuare a parlare di ciò che il Covid non ha fermato e non ha fatto scomparire, anzi vorremmo uscire dal Covid e non avendo ancora più problematiche di quante ne avevamo precedentemente. Quindi davvero grazie anche per parlare di non parlare di Covid, ecco, ve lo chiedo, vi ringrazio anche per questo, perché mi pare che dobbiamo avere anche questa voglia in questi giorni così così complessi per tutti quanti, soprattutto per chi ha patologie complicate e fortemente impattanti come queste. Grazie, Assessore, la ringrazio. Barbara. Sì, buonasera Paolo, grazie per l'invito, grazie a Francesca, grazie a Fabrizio. Come appunto l'assessore Spinelli ha sottolineato, sono anch'io molto contenta di essere presente anche per l'approccio appunto di completa integrazione socio-sanitaria che è stata data a questa tematica, molto spesso invece trattata soltanto o dal punto di vista sociale o dal punto di vista sanitario. Il socio-sanitario in realtà è un po' una terza gamba, che non è semplicemente la somma del sociale più il sanitario, ma è qualcosa di più, è una vera e propria integrazione, o almeno questo dovrebbe essere. Uno dei nostri obiettivi come regione è quello di tenere le persone, mantenere le persone al proprio domicilio, quindi favorire percorsi di presa in carico territoriali con lo scopo primario di lasciarli fino a quando è possibile, per quanto è possibile, quindi creare tutte le condizioni perché continuino a vivere all'interno della propria abitazione. Questa è diciamo, la finalità che è perseguita principalmente nella nostra regione già dal 2008 con la legge sulla non autosufficienza. Dalle risorse del fondo che attraverso una valutazione multidisciplinare, multiprofessionale prendono in carico le persone e li indirizzano verso prestazioni territoriali che possono essere di assistenza domiciliare oppure di frequentazione di centri semiresidenziali o di strutture. Per quanto riguarda l'ambito della disabilità, scusate, questo percorso di presa in carico era stato, diciamo, delineato, come ricordavo, dalla legge 66, ma poi, diciamo, non portato fino in fondo. Chiaramente i nostri territori in questi anni, lunghi anni appunto dalla legge 66 del 2008 a oggi si sono mossi, hanno attuato dei modelli, però purtroppo non sempre omogenei e non sempre compatibili l'uno con l'altro sui territori. Il nostro sforzo in questi ultimi 2 anni e mezzo è quello di ricomporre attorno alle persone con disabilità in particolare un percorso di accesso ai servizi, un modello di accesso ai servizi, un percorso di presa in carico e di valutazione che sia finalizzato alla predisposizione di un piano personalizzato, possibilmente anche alla predisposizione di un budget di salute, quale strumento proprio anche economico, di risorse economiche, ma anche fisiche di persone, risorse delle stesse persone con disabilità e delle loro famiglie, e che questo modello sia appunto lo stesso modello in tutte le nostre 26 zone di distretto, in tutti noi, i nostri oltre 270 comuni del territorio. Quindi un obiettivo ambizioso che parte, come dicevo, dalle buone prassi già presenti sul territorio e che ha lo scopo di farle emergere e di portarle a sistema. Quindi direi un percorso quasi culturale e formativo per gli stessi operatori che ci stanno supportando e che mi auguro entro la fine di questo semestre, inizio diciamo prima dell'estate, dovrebbero portarci ad approvare un atto finale che dà completamento a questo percorso. Questo è un elemento molto importante perché andrebbe a definire realmente il progetto di vita ad oggi definito sulla carta a partire dalla legge 328, ma anche dalla nostra legge 60 sulla disabilità, da tutte le nostre delibere, però molto spesso, ce lo possiamo dire, molto diciamo poco agito dai nostri operatori, nel senso poco compreso e anche poco
attuato a causa delle scarse risorse disponibili in termini di personale, per esempio. Per lavorare bene fin dall'inizio è necessario costruire un lavoro di equip, un lavoro di presa in carico globale della persona che necessita, soprattutto nella fase di startup, di numeri, di persone. Quindi questo sarebbe veramente un passo avanti notevole che consentirebbe a ciascuna persona con disabilità di avere un suo percorso. Chiaramente le persone con malattie neurodegenerative come la SLA o come altre gravi patologie stanno a pieno titolo all'interno di questi percorsi, in quanto per noi comunque deve esserci un obiettivo della maggiore inclusione possibile e della valorizzazione per quanto possibile delle capacità esistenti in queste persone. Compresa la loro autodeterminazione e la loro capacità e volontà di scegliere dei percorsi per quanto possibile. Ad oggi noi stiamo utilizzando, diciamo, a piene mani quelle risorse che il Ministero ha messo fortunatamente a disposizione attraverso il Fondo per la non autosufficienza, destinandole, in quota parte, esattamente il 50% delle risorse, alle persone, appunto, con gravissime disabilità. Sostanzialmente i fondi del Ministero sono destinati per il 50% alle persone gravi, che per noi coincidono con gli anziani, e per l'altro 50% alle persone con gravissime disabilità e SLA. Si tratta di assegni e contributi per l'assistenza personale che consentono appunto alle persone di rimanere a casa e quindi di poter diciamo, condurre una vita per quanto possibile nel loro ambiente insieme ai loro familiari. Per darvi qualche dato relativamente al 2020, quindi dati abbastanza recenti, abbiamo preso in carico 229 persone con SLA che hanno ricevuto un contributo mensile di 1.650 euro e con una spesa di circa 3 milioni di euro. Risorse che vengono assegnate alle aziende sanitarie e che da queste vengono poi erogate direttamente alle famiglie, alle persone per appunto assumere un assistente personale che possa coadiuvare il lavoro del caregiver. Per quanto riguarda invece le disabilità gravissime, nel 2020 quasi 1.700 persone hanno usufruito di questi assegni, che in questo caso hanno un importo un po' più bassi, che spaziano dai 700 ai 1.000 euro. In questo numero sono compresi anche i minori, quindi dai bambini in su sostanzialmente. La spesa sostenuta nel 2020 per questa tipologia di interventi sono circa 15 milioni di euro. Questo è grosso modo l'importo che viene messo a disposizione ciascun anno, con quale modalità viene assegnato alle nostre zone distretto, che sono coloro che programmano la presa in carico e conoscono i bisogni del territorio, programmano gli interventi e appunto attraverso le unità di valutazione predispongono i piani personalizzati e prendono in carico le persone. A queste si aggiungono le risorse recentemente stanziate dal Ministero per il sostegno al caregiver. Sappiamo tutti che il peso del caregiver di persone con questa tipologia di malattie è abbastanza importante, per cui abbiamo accolto l'opportunità che ci è stata offerta dal Ministero di avere delle risorse a disposizione e sono state queste immediatamente erogate al nostro territorio affinché vadano a completare i piani personati delle persone. Il Ministero stesso ci dice che preferibilmente, prioritariamente, queste risorse devono essere destinate a caregiver di persone con gravissime disabilità. Quindi questo per noi è il target principale. Stiamo anche attivando, cosa che ritengo molto importante, uno sportello di ascolto psicologico per il caregiver di persone con gravissime disabilità o di altre disabilità, perché molto spesso il bisogno che hanno le persone, i familiari di persone con gravissime disabilità è anche quello di orientarsi, quindi un bisogno di informazione, sapere dove andare a chiedere che cosa serve e un bisogno anche di assistenza e di supporto di tipo psicologico, un primo ascolto. Quindi a breve ci sarà un numero telefonico disponibile per i familiari e una formazione anche per gli operatori che dovranno chiaramente poi essere i terminali sul territorio. Le reti alle quali ci si rivolge in caso di reale bisogno. Quindi, come dire, la prospettiva e scenari futuri, secondo me, sono quelli sicuramente di proseguire su questa strada, implementando numerosi percorsi che sono ad oggi in essere sul tema della disabilità. Oggi siamo concentrati su questa tipologia di disabilità, ma chiaramente ce ne sono molte altre e il territorio di tutte in ugual misura e secondo le necessità di ciascuno si deve occupare. Quindi noi crediamo che attraverso una buona programmazione territoriale, una buona diciamo, aggregazione delle risorse disponibili, spesso provenienti da tanti rivoli,
diversi dei vari ministeri, risorse dei fondi comunitari, risorse del Ministero delle Politiche Sociali piuttosto che della Salute, attraverso tutto questo sia possibile costruire appunto dei progetti di vita sulle specifiche necessità delle persone e saper arrivare a ciascuno appunto integrando e unendo le forze di parte sanitaria e sociale. Io mi fermerei qua, rubando poco spazio perché sono veramente molto interessata a tutti gli interventi che mi seguiranno e vi ringrazio di nuovo per l'opportunità. Grazie a te Barbara, grazie per questo quadro che ci hai fatto, anche per le prospettive che ci hai detto. Allora ringraziamo davvero l'assessore Spinelli, la dottoressa Trambusti e davvero grazie e diamo quindi inizio ai lavori.